anche nella storia della letteratura sarda. E perché vi domanderete, dopo questi autori sardi, quindi Capitta, poi il mio racconto, la Giacobbe Pallalcioni che qui, perché Piera degli Esposti? Perché Piera degli Esposti, che è, non a parere mio, ma a parere di tutti, la più grande attrice italiana, recentemente anche premiata a Cannes con il premio della giuria per Il Divo di Sorrentino, perché lei, essendo la sorella di Carla Fontini, che aveva sposato Eliseo Spiga, ha abitato, essendo anche debole di polmoni, spesso a Cagliari per avere dei periodi salutari. E vi racconto questo episodio perché lei oggi non è qui, ne parleremo dopo, però questo ve lo racconto subito. Siccome lei non sa usare il computer, ha scritto questo racconto a penna, che è una cosa bella, e mi ha chiesto di batterglielo al computer. Volentieri. Però glielo volevo rileggere perché magari potevo aver fatto qualche errore, eccetera. Mentre lo rileggevo, a un certo punto lei ha detto: mannaggia, come vorrei essere a Cagliari adesso. E allora le ho detto: ma perché non inseriamo nel racconto questo che hai appena detto qua? Lo sentirete poi quando Clara Mustas, che farà le letture dolci per noi ancora una volta, leggerà questo racconto. Ma andiamo per ordine. Iniziamo con un'altra sarda sui generi, che è Maria Giacobbe. Io un giorno camminavo per Copenaghen e vedo Maria Giacobbe per strada. Ho detto: ma è lei o non è lei? Perché qui fermare una persona per strada, fare un errore, non succede niente. In Danimarca è una cosa gravissima perché c'è tutta la privacy dei danesi, non ci si avvicina, non ci si eccetera. Quindi a un certo punto, un po' titubante, dico: scusi, ma lei è Maria Giacobbe? Dice: sì. Ah, ho detto: guardi, sono Nicola Letta. Ah, come sta? Alla fine, gentilissima, siamo andati a prendere qualcosa insieme. E mi ha raccontato che lei ormai è danese, cioè nel senso parla danese, vive lì da tempi immemorabili, ha una famiglia lì, però nonostante tutto, pur essendo entrata nella storia della letteratura danese come scrittrice danese, si sente altrettanto una scrittrice sarda. Ma una scrittrice morese, quindi Cagliari, quanto la conosceva, quanto poteva raccontarla? Allora le ho chiesto: ma Maria, senti, noi facciamo questo lavoro, questa ricerca di nuovi ritratti, di nuove emozioni, cosa ne dici? E lei, che è una persona di una modestia, di una compostezza, mi ha detto: sì, ci penso un po', ci provo e vedo cosa viene fuori. E Maria ha deciso di partecipare per raccontare qualcosa di personale, di intimo, di importante. La sua adolescenza. Maria prende per la prima volta da ragazzina, in un momento di grandi cambiamenti dentro il suo corpo, ma anche nella Sardegna, perché c'erano i bombardamenti, prende un treno da Muro e arriva in una missione politica segreta con la madre a Cagliari per contrabbandare delle lettere. È una storia vera. Il padre fu anche prete della storia, no? Perseguitato dalla politica. E quindi questa bambina si ritrova in questi treni con tutti i soldati, con le bombe che cadevano, eccetera, a testimoniare una Cagliari brutta. La sua prima immagine di Cagliari fu questa, quei soldati vestiti con strane tute, anche persone di colore che lui non aveva mai visto. E prima di ascoltare questo racconto emozionante dalla voce di Clara, vorrei, se fosse possibile, ascoltare il saluto che vi rivolge Maria Giacobbe, l'abbiamo sentita ieri per telefono, e che ha qualche domanda che gli ho posto. Cara Maria, siamo qui questa sera all'hotel per presentare Cagliari, tre nuovi ritratti della nostra città, uno di questi l'hai scritto tu. Stato che un albergo chieda a noi scrittori di regalare alla città di Cagliari un volto nuovo, una nuova suggestione, un nuovo punto di vista. Come ti sembra e come mai hai accettato di partecipare insieme a Piera degli Esposti e Pallalcioni a questa iniziativa? Il mio invito era di pubblicare un piccolo libro con alcune immagini della città, immagini che naturalmente non possono essere oggettive, sono soggettive perché sono opere di scrittori che non stanno facendo documentarismo. Mi sembra
cifra, ancora meno se lo trovo. Anche